fai? Ti piace? No! Dimmi! Ma sei escito di senno! Perché mi flagelli? Cessa! Dimmelo! Prendi anche tu la tua frusta! Corsina pignola, mostro io! Flagellami, sì! Tortuosa, bizantina, e piglia, e piglia, e ripiglia! Che fai, scodi? Grande genere! No, a me no! Prendi! No! Perché amo? Ti amo! Amore! Oggi è scatenato, ma... Dimmi! Ma sei escito di senno! Perché mi flagelli? Cessa! Dimmelo! Prendi anche tu la tua frusta! Corsina pignola, mostro io! Flagellami, sì! Tortuosa, bizantina, e piglia! E piglia! E ripiglia! Che fai, scodi? Grande genere! No, a me no! No! Perché amo! Oggi è scatenato. Più prudente, vorrei riabilitare pubblicamente Berlusconi e gli dico ciao Silvia, non si sa mai. Poi il colore, molto importante. Dove sta? Il telespettatore preferisce le nostre trasmissioni al cinema. I problemi di Toto sono ben diversi, per fortuna. Per lui vediamo come li risolve, vediamo come risolve quello di oggi. Partiamo col primo concorrente. Pronto? Pronto. Lei è fortunata, signora. Perché è stata testata e quindi in partenza ha vinto già 1 milione. Come si chiama? Francesco. È un maschietto. Un maschietto. No. Volete anche qualcosa da bere? Bruno Vespa? Tu! Ma che fa? Ha sputato. Si può essere, ma forse non l'ha capito bene, anzi sicuramente non l'avrà capito. Ecco, senti Daniela, noi non intendiamo dire Bruno Vespa come uomo, lì siamo tutti d'accordo, e anche noi condividiamo il tuo giudizio. Volevamo sapere cosa ne pensi di Bruno Vespa come giornalista, come serio professionista. Come giornalista? L'abbraccio, ecco. Questo piccolo programma di Federico Fellini che commenta una frase che forse custodisce il mistero di questo film. Figli de bottana! L'aceto! Veleno! Oh, mi sono avvelenato! Oddio, mi sono... Chi ha mezzi ed obiettivi precisi? A Milano, al... Fermi! State fermi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine passa cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! L'hai sentito? No, io non l'ho sentito. E tutti... Ah sì, è uno che diceva, l'ho sentito alla radio. Dolori non... Come ha detto che si chiama questa ragazza? Lucia Mondella, e viene da Lecco. Ecco, valla a segnare, prende nota. Un'altra frustadina? No. Frustadina? No, ragazzi, dopo. Ma... Sto fuori servizio, sono morto. Buonasera, nel 1628 nasce in un paese della provincia comasca da una famiglia di umilissime origini l'innominato, indisciplinato, arrogante, ribelle, una specie di belva umana, così lo definì la sua maestra poco prima di spirare sotto le sue sassate, rea ad averlo rimandato in matematica. A 18 anni ha già ammazzato il padre, la madre, la zia e il fratello minore, a 21 anni riammazza la madre perché non gli era venuto bene, a 28 anni vince il Globo d'Oro come miglior fetente dell'Alta Europa, in quell'occasione
Hitler lo definì timido, introverso, incapace di avere rapporti con le donne al di sopra delle 50.000 lire, implicato nella P2, P3, P4, insomma in tutte le P dalla P4 Borgatara per indurlo al pentimento. Berlusconi è, lo dichiaro una volta per tutte per il 90, un maiale, e noi in questa sede gli dedichiamo questo inno. Ma buon anno Berlusconi, spero che non stia male, però sei un maiale. Però... esclusivo, importante. Avrò da te! La X Production presenta... Ecco, qui sono arrivato in anticipo perché non erano ancora vestiti. Ad ogni modo, questo qui è il modellino, quasi quasi vado a fare un tuffo in piscina con il Santo Padre. Questo qui è, sono molto indeciso, che modellino è, che sia gay, ma... Questo è il modello prova finestra, vede? Questo è il modello Pinelli, che tutte e due fanno parte della stessa linea, e cioè o mi vesto così o mi butto, ma vediamo cosa faccio. Questi stanno aspettando o Garibaldi o Craxi, sono molto indeciso, un modello sportivo. Questo è, hanno liberato gli zoo, hanno liberato gli zoo. One, two, three, four.